di poca conoscenza della nuova legge elettorale. La presentazione delle liste ha fatto strage di candidati. Il ferimento di 5 caschi blu avvenuto ieri dimostra che la tregua a Sarajevo non ha portato la pace in tutta la Bosnia. Il pontefice si è di nuovo schierato in difesa della concezione cristiana della famiglia e del diritto alla vita. La pillola del giorno dopo è come l'aborto. La decisione sul rinvio a giudizio di Vincenzo Muccioli per l'omicidio di Roberto Maranzano è stata rinviata al 4 marzo. Delusione olimpica per Alberto Tomba, tredicesimo nella prima manche del gigante, esce nella seconda e perde il titolo di campione olimpico di specialità. Buongiorno da Studio Aperto. Apriamo il nostro giornale con una notizia che non è in sommario perché è arrivata in redazione da pochissimi minuti. Un attacco a colpi di fucile contro la vecchia sede dell'ambasciata italiana a Mogadiscio, attualmente utilizzata come sede di un reparto del contingente italiano, è stato messo in atto questa mattina, poco dopo le 11.30, da un gruppo di somali che ha anche barricato due strade circostanti. Le sentinelle dei posti di guardia hanno sparato contro i somali, ma sembra non abbiano ferito nessuno degli aggressori. Alcune fucilate sono state sparate anche a ridosso della sede della missione diplomatica italiana. La sparatoria è durata parecchi minuti, ha detto l'ambasciatore italiano Mario Scialoia, e non escludo si sia trattato del tentativo di saggiare la capacità di reazione del sistema di sicurezza italiano. La Camera ha respinto pochi minuti fa la richiesta di procedere all'arresto dell'ex vice segretario del Partito Socialista Giulio Di Donato, presentata dai giudici napoletani. 249 i voti contrari, 175 quelli a favore, 2 solo gli astenuti. L'ex onorevole socialista, lo ricordiamo, è accusato di concussione insieme con l'amministratore delegato della SIP Vito Gamberale nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti nel settore della telefonia. Mancano 31 giorni alle elezioni e già si contano i primi sconfitti. Sono i politici esclusi dalle liste dei candidati, vittime della nuova legge elettorale e di vizi di forma che non sono sfuggiti alle cancellerie dei tribunali. Tra i bocciati, a sorpresa, anche nomi illustri. Sentiamo Carlo Panella. È una moria. Dal Veneto alle Puglie intere liste di candidati sono state escluse dalla competizione elettorale. In Veneto è caduta in 3 collegi addirittura la Liga Veneta. Nel Lazio sono stati ricusati tutti i candidati al Senato del Patto per l'Italia di Segni e del Partito Popolare di Martinazzoli. Penalizzatissima la formazione politica di Mario Segni. In 8 circoscrizioni proporzionali su 24 il simbolo del Patto per l'Italia è stato cancellato. Cancellati un po' ovunque nel paese candidati della rete di Forza Italia, di Rifondazione Comunista, della lista Pannella, di Sgarbi. La causa tecnica di questa piccola strage è semplice. Mancano le firme di presentazione, oppure sono troppe, oppure vi sono altri vizi formali. Ma vi è ben di più in questa moria di liste che toglie agli elettori la possibilità di scegliere compiutamente i propri candidati. Ricordate quando la sinistra sosteneva che il voto non poteva andare oltre il 27 di marzo, pena gravi, terribili conseguenze per la democrazia? La sinistra ha vinto, ma eccole le vere conseguenze. La sinistra ha imposto elezioni accelerate, ha contribuito a costruire il pasticcio del voto nel giorno della Pasqua ebraica. Ma perché? Perché gli unici partiti della Prima Repubblica sopravvissuti all'estinzione sono proprio i partiti della sinistra, perché quindi sono solo loro in grado di raccogliere tutte le firme. Il centro era attanagliato da problemi politici della costruzione delle alleanze. La sinistra lo sapeva, ha costruito alleanze prima, ha così avuto tutto il tempo per raccogliere le firme. Non è un caso che soltanto le forze nuove siano quelle penalizzate in questi giorni e che l'unico partito che ha fatto l'amplen in tutto il paese sia il PDS. Passiamo all'estero, la situazione in Bosnia. La tregua a Sarajevo dura ormai da 13 giorni e la città ricomincia lentamente a vivere. Ma alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa notte dall'artiglieria serba. Si tratterebbe per...